la moda e le calzature originali create direttamente dai ragazzi. Qualcuno di loro indossa le scarpe che ha realizzato e creativamente ha colorato, qualcun altro no, perché viene da un'altra sezione. Ciao Daniela, buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Grande Ipsia, bravissimi, davvero! Emozionante, una bravissimi, veramente. Io li ho visti lavorare questi ragazzi, ma il risultato finale, poi questo allestimento fantastico curato sia dai ragazzi ma da tutto il personale dell'Ipsia, che ringrazio tutti quanti, i due organizzatori, le due organizzatrici, che sono la professoressa Palmoni e la professoressa Angelini, che si meritano un applauso. Anche tutti gli altri, loro sono il motore che ha trascinato tutti. Tutti i docenti che hanno collaborato e sicuramente quei ragazzi, tutti i ragazzi, sia i ragazzi che hanno realizzato queste creazioni che i ragazzi che hanno partecipato attivamente in grande numero a questa iniziativa. C'era tanta voglia di fare festa dopo questi anni, purtroppo, in cui non abbiamo potuto realizzare questa tradizionale sfilata, e quindi quest'anno siamo finalmente riusciti e abbiamo deciso questa location perché proprio volevamo fare festa con tutti, con tutta la collettività. Ringrazio quindi l'amministrazione comunale, presente qui l'assessore Lanzidei, a cui lascio la parola. Direi che ci siete riusciti a regalarci una grandissima festa e quindi i ringraziamenti tornano indietro. Veramente una serata fantastica, una grandissima opportunità per la città, una grandissima opportunità per questi ragazzi che comunque hanno sofferto tantissimo in questi 3 anni di Covid. Vedere sulla passerella il frutto del loro lavoro, i loro sogni che si concretizzano, e penso che sia un'esperienza davvero indimenticabile. Le loro emozioni la passano a noi, perché la sentiamo e vediamo anche tutta la passione che mettono in ciò che fanno. Sono gli ambasciatori oggi del Made in Italy, questi ragazzi dell'Ipsia, che è ciò che ci contraddistingue da sempre nel mondo, è ciò di cui dobbiamo andare fieri, per cui davvero complimenti ragazzi, complimenti ai docenti e forza, andate avanti così perché siete bravissimi. Abbiamo anche portato alcuni abiti selezionati insieme all'associazione in Ponte, quindi nonna, li abbiamo fatti rivivere. Ringrazio poi tutto il sistema produttivo, le associazioni di categoria che sono qui presenti. Infatti la piazza è strapiena, perché oltre ai genitori veramente sono venuti tutti i protagonisti, anche indiretti, di questa serata. Hanno iniziato nel 2018 ma sono diventati patrimonio della Regione Marche. Signore e signori, i ragazzi del doppiatore marchigiano! Ma mica ce l'abbiamo qua, sono qua. Avete capito? Se tu parli qua, mettete sullo mezzo, che ti pare che sta cocomera? Questo non è buono manco per piena all'erba. Non cazzo se fa. Insalta, io mocco più sulla punta che è più cotato. E sverda, ma ti pare un coltello questo? Mi sappiamo portarlo su lì da casa. Che sera, Maretta, non è questa la mossa, pare stai paccando con lui. Ma cammatine! Crizzi tutto, fai un macello, ferma! Ma non lo vedi che non bagno, Sant'Anna, non fetta sto coltello, Lente un po' lo faccio io, lente, io spegni, lascia ma che te dai, tu pure! Mario, vedi un bolliato alle mani, che gli vuole guardare che cosa con questo. Ma dove non si può una cosa, fatta dai piatti di plastica, no, se no te la metti in questa. Dai, io non posso mettere prima che mazzetti tu, dai! Ma le galline si ammazzi, dai, via! Oh, adesso sì che discorremo, però che schifo facciamo! Lo becce con le fragole un po' di adeleano, ma cadè! No, fa un buon piatto! Ciao Fermo! Quanti ne siete? Tutto pensavo nella vita, me lo detto, veramente, spegnete sti pareti, almeno avete un guadagnino. Ma come c'è? Io che sono fisico da soffiatore di minestra. Io la poeta stasera. Comunque, aspetta un attimo, sì. Posso fare un pezzo di passerella? Fanno tutto però! Vai anche Rita, tu, vai anche tu! Moda vecca molto, però finiti a vestire adesso, chiusi e tutti si muovono di qui. Dico al cameraman, non gli inquadrare i piedi che c'ha la luce vago lì. Ma no, sì, c'ho anche le zampe storte, è per questo. Ma tu devi sapere, Daniela, che noi la Regina Elisabetta ce la portiamo come Santa Rita, lì guida piano, capito, sulla macchina, è il nostro talismano.
ha fatto successo è stato il cinesino, no? Sì. No, partiamo un attimo dalle origini. Io e Riccardo ci conosciamo dall'asilo, da quando avevamo 3 anni. Notavo una certa empatia. Sì, no, sì, sì, sì. Cioè, no, perché qui sai, si parla di scuola, si parla di eleganza, non si sa che c'entriamo noi. Ma non ci sta uno che ci scrive sempre dall'Argentina? Mi chiamo Rosario, te prego, volevo fare intervista per i marchigiani in Argentina. E tu, ma la metà è morti tutti. E gli di là i primi del Novecento, no? Io ho fatto i parenti, parlo di Argentina, che te chiamo a fare? Io ho detto, te prego, qua fino a bene. A parte scherzi, ci sono tanti marchigiani nel mondo che ci scrivono e ci riempie un po' il cuore sta cosa e ci dicono: ho fatto ascoltare il vostro video a mia nonna che era del Monte Lupo più che del Monte Co, non lo so, e ogni volta che vi sente prima ride e poi un po' piange perché gli vengono in mente. Grazie per averci invitato, ancora un grande privilegio essere qua stasera, e quindi abbiamo studiato un po' e abbiamo scoperto che ci sono stati sia studenti sia docenti molto illustri, quindi abbiamo cercato insomma di riportare alla luce dei grandi studenti della scuola. Prego. Centro invece ho fatto un danno. Sono sempre un punto di partenza. Io
pensavo di avere le ali, tutte le risposte giuste in tasca, ma cammino coi cinghiali. Corro forte ma non basta mai, io non sono nato con le ali, quelli come me nascono cinghiali. Pagina riempito il vuoto, colmato quel silenzio che dentro ho boato, come hai fatto a non sentirti più sbagliato? Lo sai che c'è chi piange da riempire un mare, e la paura non li fa più respirare, forse quelli come me nascono cinghiali. Sento stanco, davvero tanto. Mi dispero, mi spero, che almeno tu sei tornata a ridere.